oggi siamo qua per un vlog. Ebbene sì, un vlog. Oggi vi parlerò di una cosa molto importante, non è proprio un vlog, ma è un video spiegazione di una cosa, di un post che al momento non ho ancora fatto, però questo video uscirà dopo questo post su Instagram. In quale pagina di Instagram? Iniziamo subito da questo argomento. Come avreste visto da qualche mia live, porto molto spesso e volentieri Overwatch o anche della comitiva di gente con cui gioco molto volentieri, cose del genere. Appunto con queste persone con cui mi sento periodicamente, cioè ci torturiamo i coglioni ogni santo giorno su Telegram, vaffanculo a loro, praticamente abbiamo deciso cosa? Visto che ci mancavano persone, stavo cercando di reclutare qua in community da PlayStation, community là, dall'altra parte. Cosa abbiamo deciso? Essendo che uno di noi quattro, cioè Forward, ha una pagina da 16.000 e passa followers, abbiamo deciso, diciamo, che aiutandoci con la sua pagina, di crearci un clan di Overwatch. E così abbiamo fatto. Abbiamo creato un clan di Overwatch chiamato Otaku Team. Allora, quindi, Otaku Team. Otaku Team siamo quattro admin, io, quindi Salem, poi c'è Mercy, che sarebbe Giorgi, Forward e Marche, che al momento è in vacanza, non sta giocando con noi. Che cosa è capitato subito? Abbiamo iniziato a reclutare per il nostro clan, per fare una prima e una seconda squadra. Problema. Sono iniziate ad arrivare veramente, ma veramente tante richieste. Noi, dopo un po', usciva il fumo dalle orecchie. Noi non capivamo più niente, ma questo qua ci può servire, questo qua non ci può servire. Abbiamo iniziato a fare anche classificate, partite con loro, vediamo per metterle un pochino a prova. E praticamente abbiamo iniziato, ma ci siamo resi subito conto che questo metodo non è molto efficace, perché non riusciamo proprio a capire se questa persona vale più di un'altra. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di fare un torneo, l'Otaku Team Tourney. Allora, Otaku Team Tourney, cosa sarà? Sarà un torneo, diciamo, composto, speriamo, da almeno 4 squadre da 6 players. Però, avendo 2 settimane per organizzarci e delle iscrizioni, sperando che la pagina di Forward adesso arrivi con molte persone, pensavamo di riuscire anche a fare 8 squadre da 6 persone. Se riusciamo a fare 8 squadre da 6 persone, si giocherà con il solito modello a torneo a ragnatela, cioè 2-2, si scontrano, chi vince ci sarà la semifinale e poi ci sarà la finale. Una volta arrivato alla squadra vincitrice, cosa si farà? Divideremo questa squadra di vincitrice in 2 squadre da 3. Una squadra contro un'altra squadra. Faremo quest'ultima finalissima. E chi vincerà questa finalissima, questi 3 giocatori, attenzione, entrerà di diritto nelle prime 2 squadre dell'Otaku Team, che molto, diciamo, in futuro giocheranno per l'ESL, che è appunto l'associazione dei tornei a livello nazionale e mondiale, di tornei dove si vinceranno, ci saranno, diciamo, se si vince si avranno anche dei premi, quali soldi, hardware, cose del genere. Abbiamo detto 3 persone, ma a noi servono 8 persone. Queste 5 persone come che le troviamo? Semplicemente queste 5 persone dalle squadre perdenti, diciamo, vedendo le loro abilità, le sceglieremo e diventeranno anche loro parte, le sceglieremo in base a diversi metodi e diventeranno parte di del nostro team. Quindi i premi li abbiamo detti. L'iscrizione inizierà dal inizio di questo post, quindi dovrebbe essere o sabato o domenica, non so, oggi è sabato, non so se riesco ad editare, caricare direttamente oggi
diverse cose. Comunque dovrebbe essere o sabato o domenica, super lì, oggi abbiamo 15, quindi o 15 o 16, dovrebbe iniziare l'iscrizione e finisce il venerdì 28 alle 23.59, quindi all'ultimo minuto di venerdì, tutto venerdì. Sabato e domenica ce lo prenderemo per organizzare i gironi e le squadre, perché le squadre le creeremo noi, non le creerete voi. Vedremo un pochino, che ne so, in una squadra metteremo tipo due tank, due healer e due flex, oppure faremo un healer, Mercy, due tank e tre flex, cose del genere. Ok, vediamo un pochino le competenze. Appunto, per le competenze, come facciamo a decidere le squadre? Qua ci dovete aiutare voi e dovete essere le persone più oneste, perché siete voi quelli che poi ci vincerete, ok? Noi, insieme al post della foto del torneo, metteremo quest'altra foto, che praticamente c'è tutta la didascalia di tutti gli eroi. Abbiamo aggiunto Doomfist in caso esca prima, diciamo, che prima dell'inizio del torneo, però potete anche lasciarlo in bianco, dove appunto c'è una leggenda. In questa leggenda c'è il pallino verde, sono i miei main, i pallini gialli, i pallini blu sono quelli che utilizzo molto bene, ma non sono i miei main. Quelli rossi è solamente quello, sono quelli che se io li vedo, cioè, vaffanculo. Quindi per noi un main tracer come me, Widowmaker, che gli sputterei nel cazzo di fronte, vaffanculo a lei. E poi non so se Giorgi ha aggiunto pure quello del quick play, però non sembra l'abbia messo, non mi ricordo se l'abbia messo. Comunque c'è la leggenda, vi leggete la leggenda diciamo, mettete ogni colore in ogni eroe per le vostre competenze. Ripeto, dovete essere molto onesti nel fatto, perché non ha senso dire che tutti gli eroi sono i vostri main, perché poi noi, rispetto alle vostre capacità, a parte che noi valutiamo molto la vostra serietà, perché la serietà è molto importante in un clan, successivamente noi controlleremo, diciamo, se voi dite la verità. Se voi mi dite che siete un main McCree e in attacco, anziché utilizzare McCree, utilizzate un Junkrat, dove avete detto sempre che è un main, però c'è pure quell'altro main che non mi avete detto che è un main. Cioè, se io in tutti i tornei, in tutte le partite del torneo, non vedo un main McCree, e voi mi avete attestato che siete un main McCree, allora a quel momento noi pensiamo che avete fatto questa solo per farvi pensare un pochino più forti, e semplicemente non è la realtà. Quindi questo qua lo valutiamo tantissimo. E inoltre noi, diciamo, mettiamo in squadra le persone per le proprie capacità. Se voi dite di avere due attacker come main e poi vi mettiamo in una squadra perché noi sappiamo che voi farete gli attaccanti, ma poi non fate gli attaccanti, la vostra squadra perde, è un punto molto a sfavore al vostro, ok? Perché la vostra squadra deve vincere. Noi creeremo le squadre, ma sarà solamente secondo le vostre guide. Secondo nient'altro. Passiamo al prossimo punto. Stiamo parlando appunto del giudizio. In caso qua, aspettate che fattore di giudizio per i perdenti, per le squadre perdenti. Vinceranno solo tre persone di queste qua. Però com'è che pescheremo queste altre cinque persone che abbiamo detto prima? Punto 1, controlleremo le medaglie e i punteggi. Cioè, se voi fate 5 medaglie d'oro in una singola partita, noi lo valutiamo tantissimo, perché vuol dire che voi in quella partita, in tutto il team, avete prevalso e siete stati bravi. Ma non significa che dovete essere attaccanti per fare kill e altro. Se tu prendi un Mercy e fai, diciamo, se ci sono due healer, un Nullus e un Mercy, se tu hai un Mercy e non fai medaglia d'oro nelle cure, non sei buono come Mercy. Cioè, sinceramente, perché Mercy dovrebbe essere l'operatore che fa più cure di tutti, sono 60 di cura al secondo, quindi dovresti fare molto più di cura. Poi controlleremo l'effettivamente le skill e l'aiuto.
Le skill in che senso? Se voi andate in una light, cioè in una play of the game, conta molto perché vuol dire che avete fatto una skill molto interessante, vuol dire che qualcosa riuscite a farla, cioè se una persona rimane, non riesce a fare, diciamo, queste partite, cioè riuscite con questi colpi di genio, vuol dire che riuscite a farvi queste cose sono molto importanti per un team, perché possono sovvertire completamente l'esito di una qualsiasi partita. Queste cose, se voi fate una quadrupla, mentre un payload sta arrivando nel checkpoint e decimate la squadra, noi possiamo respingere il carico e possiamo difendere il payload per poterlo portare indietro. Quindi possiamo tranquillamente vincere la partita senza che arrivi a nessun checkpoint. Quindi servono tantissimo queste skill, ok? Altra cosa, molto ma molto ma molto importante, la cooperazione. Cooperazione. Noi, a parte me, ci saranno uno dei quattro admin che seguiranno ogni squadra. Cioè, come sarà fatto Allora, punto uno, accantoniamo questo 2 secondi, vi parlo 2 secondi della condivisione. La condivisione, questo qua sarà visibile da tutti, questo torneo sarà visibile per tutti i partecipanti. E anche le persone all'infuori di questi partecipanti, come con il mio canale. Come faremo? Noi faremo delle partite private, dove noi saremo spettatori, diciamo, noi admin saremo spettatori, quindi wow, vi guarderemo scannarvi. Saremo tutti in un party. In che senso saremo tutti in un party? Gli admin più voi partecipanti sarete in un party. Una squadra, facciamo che ci sarà la squadra rossa e la squadra blu. La squadra blu dovrà mutare la squadra rossa, così loro non sentono e loro possono cooperare fra di loro. E viceversa la squadra rossa. Adesso io, che dovrò fare il commentatore, diciamo tipo partita di calcio, ok, muterò tutte le squadre, tutte e due, sia la rossa sia la blu, e terrò l'audio attivo solamente dei due admin o più admin che sentiranno, che invece muteranno solamente una squadra. In che senso? Mettiamo il caso di forward, ok? Io non muto forward, ma forward muta solamente la squadra rossa e la squadra blu continua a sentirla. Perché? Perché forward deve sentire la coordinazione di quella squadra, deve sentire se loro stanno coordinando, stanno parlando tutti, perché tutti devono parlare, devono dire tutte le cose, si devono coordinare bene. Ragazzi, counteriamo prima D.Va, prima di Zenyatta, queste cose qua. Bisogna cooperare tantissimo. Perché nelle classificate serve tantissimo, soprattutto anche nel gioco dei clan e diciamo, nei tornei avanzati a livello un pochino più alto, queste cose servono tantissimo. Quindi vogliamo cooperazione, tantissima cooperazione. Forward appunto sentirà una sola squadra e magari, che ne so, Marche seguirà l'altra squadra, muterà la squadra che sta sentendo forward e sentirà l'altra. Nel frattempo, magari io posso chiedere, diciamo, pareri da parte di Mark e di forward che mi daranno i loro pareri, cioè la squadra blu sta facendo questo, 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 tanto l'altra squadra non lo sentirà perché avranno mutato forward, cioè forward li muta, quindi anche loro non lo sentono. Anche Mark farà la stessa cosa e avremo anche un interessantissimo metodo di condivisione che sto portando al più professionale possibile. Appunto, torniamo al fatto del giudizio sulla cooperazione. La cooperazione serve tantissimo, ragazzi, come ho detto prima, e noi valutiamo tantissimo la valutazione. Cioè, possiamo preferire una persona che coopera quando diciamo coopera e dà aiuto alla squadra, anziché una persona che fa l'highlight della vita, ok? È molto più importante il gioco di squadra su questo gioco perché non stiamo giocando su Call of Duty dove devi fare kill. Quindi, questo è quanto. Ultimo fatto, i requisiti. Abbiamo dei requisiti.
non possiamo aprire le porte a tutti a cani e porci. Abbiamo dei requisiti. Allora, punto 1, bisogna avere delle cuffie funzionanti perché dobbiamo sentirvi e la vostra squadra vi deve sentire. Assolutamente. Secondo fatto, una classificazione da 1600 più. Cosa significa quindi? Che dovreste essere oltre il livello 25 per poter entrare nelle classificate e dovete essere argento. Quindi classificazione 1600 più i punti classificazione. Altra cosa, dovrete seguire la pagina Instagram che vi ho mostrato prima e vi manderò in descrizione, vi metterò la scritta. Dovete andare a seguire la pagina Instagram perché, punto 1, noi prendiamo tutti i nomi da là. Ok, quindi tale quale mi dice voglio partecipare, ci manda il modulo che ho mostrato prima che caricheremo sulla pagina Instagram, fate lo skin, ritagliate e ve lo colorate. Quindi, oppure no, abbiamo le foto noi, voi ci scrivete vogliamo partecipare, noi vi mandiamo la foto, voi le colorate e dovete darci di nuovo la foto. Quindi queste cose dovranno essere fatte tutte su Instagram, quindi dovrete seguire la pagina Instagram e poi dovrete iscrivervi a questo canale per poter seguire la live e nient'altro. Nient'altro, non ci sono altri requisiti. Molto importante, vi ricordo, quello delle cuffie e dei punti abilità. Vabbè, anche la pagina Instagram. Ok. Detto questo ragazzi, io vi saluto e ci sentiamo alla prossima volta, penso che prima del torneo porterò qualche live, dovevo continuare Devil Within, devo continuare Crash, voglio iniziare Final Fantasy X, non è che proprio voglio iniziare, però essendo già iniziato devo portarlo in live perché fare video su Final Fantasy non ce la faccio. Comunque dovrò portare Final Fantasy, devo fare un pochino tutte queste cose qua. Comunque iscrivetevi, lasciate un like ragazzi, seguite sempre la pagina Instagram e ci vediamo alla prossima. Bye.